Questa non è una partita a carte e bluffare sul futuro dell'ospedale di Villanova è stato un gioco sporco. Insieme a Walter Bulla e con tutto il comitato da lui presieduto, abbiamo sempre affermato che la soluzione data per certa dai vertici dell'azienda sanitaria di Piacenza era, oltre che totalmente sbagliata, anche quantomeno dubbia, perché non ci risultava che avesse basi concrete. Sono parole davvero forti quelle espresse da Bruno Galvani della Fondazione Amnil è portavoce del Comitato Amici di Verdi, secondo il quale oggi si scopre che di concreto non c'è nulla, non c'è il progetto e soprattutto non ci sono i soldi per spostare l'ospedale di Villanova a Fiorenzuola. Hanno decantato questo spostamento come un miglioramento per la salute dei pazienti. Noi abbiamo sempre contestato questa cosa perché nell'ospedale di Fiorenzuola mancherebbero alcune cose fondamentali anche per la salute psicologica di queste persone così già duramente colpite. Ad oggi, dopo alcuni mesi, in realtà del progetto del centro sportivo, perché bisogna recuperarlo Villanova, non si può lasciare una cattedrale nel deserto, del centro sportivo del CIP, che è il Comitato Italiano Paralimpico, non vi è assolutamente nulla, non vi è il progetto, ma soprattutto non vi sono i soldi, perché un centro di questo genere avrà dei fortissimi costi di gestione e ad oggi non ci sono. Per ristrutturare l'ospedale di Fiorenzuola ci volevano dei soldi, questi li hanno trovati, poi però si sono trovati a dover inserire delle specialità nell'ospedale che sarà nuovo, in realtà non c'erano queste specialità e allora hanno, secondo noi, trovato l'escamotaggio di trasferire Villanova là. Però ovviamente i sindaci non sono d'accordo di lasciare, lo ribadisco, una struttura così importante, così anche a livello culturale così significativa, che era il sogno di Giuseppe Verdi, vuota, senza nulla, senza avere una validità sociale. Allora hanno cercato in tutti i modi di trovare insieme al CIP come dire, la destinazione al centro sportivo. Noi ci chiediamo cosa può servire a Villanova un centro sportivo italiano, quanti costi di gestione avrà, che utilità avrà per il territorio. Noi crediamo che siano altri soldi spesi male. L'unità deve rimanere lì, bisogna investire quello che bisogna investire e Fiorenzuola, se hanno sbagliato il progetto iniziale, trovassero un'altra soluzione. Ma adesso materialmente con l'avvento dell'autunno che cosa potrebbe succedere? No, nulla per adesso, perché per due anni effettivamente il centro rimarrà lì. Abbiamo chiesto però che venisse potenziato, che le figure dei medici che attualmente mancano venissero integrate. Questo ci è stato promesso, vedremo se così avverrà. Per due anni rimane lì, poi effettivamente dovrebbe essere trasferito tutto a Fiorenzuola, ma lì che cosa si fa in questa struttura? Questa è la domanda e soprattutto noi diciamo all'USL, siamo ancora in tempo. Se i sindaci, visto che abbiamo in approvazione il 1° di agosto il bilancio preventivo 2018, fossero così illuminati di dire fermiamoci un attimo, rivediamo il progetto, rimaniamo lì con Villanova, investiamo i soldi che ci vogliono e forse questa sarebbe una politica illuminata. Noi ce l'aspettiamo come comitati, però vedremo cosa succederà.